Buongiorno e benvenuto a Donato Robilotta. Buongiorno. Buongiorno, eccomi. Eccoci qua, Donato Robilotta, candidato nella lista Storace, presidente alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e ovviamente per nominare il nuovo presidente della Regione Lazio. Allora, innanzitutto, un'esperienza condivisa per anni, quella nel Partito Socialista, e viene spontaneo. E che ci fa un socialista in una lista di destra? Adesso che hanno detto. Ma che ci fa un socialista? I socialisti, da quando non c'è più il PSI, la maggior parte hanno quasi tutti votati per Berlusconi prima e forse Italia. Io poi sono stato in giunta con Storace, sono stato suo assessore, ero quasi il suo braccio destro, e quindi quando si è candidato Storace ho avuto l'opportunità di poterlo sostenere, non avendo la possibilità di presentare la lista dei socialisti riformisti, perché il quorum è alto, a 50, ho deciso di candidarmi nella lista civica per poter ritornare alla Pisana. Ecco, ma non era meglio un tentativo più strutturato di rivendicare una storia, una politica, insomma, riformista, che insomma io capisco il dirsi riformista, quanta fatica si fa sia a sinistra ma anche a destra, insomma. Ma io quella storia, insomma, la rivendico, la pratico tutti i giorni, perché su tutte le battaglie politiche che ho fatto e continuo a fare sono improntate dalla tradizione liberale e riformista, e quindi lo faccio mettendo la mia faccia. Fare una lista autonoma, come ho detto, era impossibile raggiungere, raggiungere un quorum, e quindi ho privilegiato la possibilità di poter, in questo modo, di poter ritornare alla Pisana e non far mancare un contributo riformista, come è mancato in questa legislatura passata. Ecco, a proposito di temi, tanto per andare nel concreto, se no si parla di massimi sistemi e forse non serve. Si è contraddistinto in una battaglia per risolvere il problema rifiuti nel Lazio e siamo arrivati a uno snodo, credo, decisivo. Ecco, cosa manca per fare un passo nella direzione di una soluzione intelligente di un problema che ci potrebbe far cadere nel dramma napoletano di qualche anno fa? No, noi siamo già nel dramma napoletano, perché se non si proroga la lotta e se il Consiglio di Stato non dà ragione al Ministro Clini e blocca la possibilità di trasformare i rifiuti ad Albano e San Vittore, a San Vittore, a Frosinone, i rifiuti o vanno portati all'estero o resteranno per strada. Mancano gli impianti, perché la classe politica ha governato in questi anni irresponsabili, non ha costruito gli impianti che bisognava costruire, perché c'è la gente che protesta, e alla prima protesta, invece di spiegare che noi senza impianti non possiamo chiudere le discariche, anche se portiamo la raccolta differenziata al 60%, aumentare la raccolta differenziata, costruire gli impianti e farla, altrimenti noi non i rifiuti che stanno per la strada. A noi ci risulta che gli impianti ci sono e che vanno a scartamento ridotto perché non ci sono i soldi per farli funzionare. No, guarda, gli impianti non ci sono. No, guarda, perché i quattro impianti di cui si parla, ne servirebbero 12 di quegli impianti, vabbè, non 4. Intanto facciamo funzionare quei 4. Intanto facciamo funzionare quelli, ma quelli funzionano, ne mancano altri 8. Non solo, ma quando questi impianti, quattro impianti di MB di cui si parla, sono quelli che separano i rifiuti e producono CDR, siccome non abbiamo poi gli impianti di CDR, e noi è come produrre il petrolio e poi lo buttiamo sottoterra, perché poi non abbiamo gli impianti che bruciano il CDR e producono energia, perché abbiamo solo l'impianto di servitore, quello di Albano, quello di Colleferro è bloccato, quello di Albano è solo sulla carta, quello di Malagrotta è in via provvisoria di esperimento, non è stata ancora terminata la sua costruzione, quindi sono impianti sulla carta. Ecco. Quindi questi prima vengono costruiti, ovviamente per costruirli invece dei chiacchiere ci vogliono risorse, perché lì servono almeno 700-800 milioni per avviare la costruzione, quindi la classe politica, invece di fare chiacchiere e andare a pensare alla protesta, le istituzioni si mettessero insieme e trovassero le risorse
insieme ai privati per poterli costruire. Ecco, secondo lei come mai non è successo in questi anni? Questi ultimi tre è stato un rimpallo straordinario di responsabilità, va avanti tu che a me mi viene da ridere, insomma una roba che ci ha portato a questa fase di pericoloso stallo, ma anche nel passato insomma non è che abbiamo dato grandi segnali di efficienza nella Regione Lazio. Perché a Salerno ci si riesce, nel Nord Italia ci si riesce e qui non ci si è riusciti a fare una politica efficace su questo tema? Ma qualcosa nel Lazio è stato fatto, è stato costruito un impianto a Colaferro, anche se l'ha ristrutturato perché è in crisi, un impianto a San Vittore, aggiunto a Storasco l'impianto di Malagrotta, e che questi però non bastano, perché in questi tre anni bastava una piccola potenza, per cui una classe politica debole, invece di spiegare ai che se noi vogliamo chiudere le discariche, che sono quelle che inquinano veramente, non c'è alternativa se non costruiamo gli impianti. E se costruiamo gli impianti, oggi le discariche. Pronto? Onorevole Robilotta? È saltata la linea, speriamo di recuperare subito il collegamento con il con Donato Robilotta, che è candidato nella lista Francesco Storace presidente. Stavamo parlando e continuiamo, visto che abbiamo ripristinato il collegamento, a parlare di rifiuti. Eccoci. Eccoci qua. E quindi stavo dicendo, la classe politica appena ha visto la protesta immediatamente, invece di le bontà di non c'è l'età dell'apprezzo della protesta, questa è questa classe politica responsabile che non si assume le sue responsabilità, non sa governare, questa è la vera antipolitica. Cioè la vera antipolitica di cui i cittadini devono avere paura è quando mandano al governo persone che vanno là e poi non fanno. E poi non fanno. Non fanno e non perché non hanno il coraggio, non hanno il coraggio di fare, perché pensano di sbagliare, quindi dice, meno facciamo, meno sbaglio, e quello poi da l'antipolitica, non le indennità, gli stipendi, esattamente come dire, è quello che dovrebbero dare i cittadini, quando un politico non si assume le sue responsabilità va mandato a casa. No, queste sono le diciamo quello che lei adesso ha ricordato, le indennità, gli stipendi, sono secondo me un qualcosa che serve per dare più credibilità, però i cittadini non si aspettano questo, si aspettano effettivamente un fare, e in questi anni... Però anche i cittadini, mi scusi, io ho visto ogni volta che si parla di rifiuti, i cittadini protestano a tutto. Lo so. È che nessuno vuole la mondezza, no, sotto casa. No, i cittadini protestano e poi dicono è vero, è vero. Ormai c'è la politica, invece di educare i cittadini, siamo passati al contrario, che è come dire la pancia che guida anche la mente. E allora noi dobbiamo tornare alla mente che controlla la pancia e che riesce a mettere mano ai problemi, se no la nostra regione va a fondo. No. Perché noi pensare che i rifiuti restino per strada o, come dice qualcuno, di portarli all'estero, significa aumentare la tariffa dei rifiuti. Poi quelli all'estero, mica sono coglioni, si pigliano i nostri rifiuti e noi paghiamo per darglieli. E producono energia, tra l'altro. E ce la vendono e noi la paghiamo la seconda volta. Che uno dei motivi del prezzo, del costo dell'energia, è che noi l'energia la compriamo da fuori, invece di riuscire a produrla noi, con tutto quello che abbiamo, con tutte le acque che abbiamo, e tutto ciò che potremmo fare e che non abbiamo fatto in questi anni, quindi dipendenti per la materia energetica dall'estero, e noi abbiamo un paese che paga l'energia il 30% in più degli altri paesi europei, soprattutto hanno anche il nucleare, e quindi noi siamo un paese fuori mercato. E quando un'industria viene qui sa che deve pagare a un costo, già c'è un costo infrastrutturale, poi c'è un costo, come dire, in alcune aree sull'ambiente, mancano i servizi, paga l'energia al 30%, perché uno dovrebbe venire a investire da noi? No, ma infatti non c'è la regione dubbio. La regione su questo terreno può fare molto, non le chiacchiere, i sogni, sono queste le cose, quindi anche quando si deve... Quando uno dice io non voglio i rifiuti a casa, benissimo, dove? In quale posto?
Allora hai titolo a parlare, i tuoi, dove li vuoi portare i tuoi? Li tieni a casa? No, no, ma infatti è la debolezza della politica che rincorre e non governa. Questo è un problema non solo della Regione Lazio, ma del nostro paese, che invece di utilizzare questi anni per fare e portare l'Italia in Europa, ha fatto poco e niente. Ci troviamo come ci troviamo. Un'ultima battuta, Robilotta. La questione Peter Pan troverà soluzione? Voi che cosa pensate di questa, di come dare una risposta efficace a queste famiglie? Ma mi auguro di sì. Qui siamo veramente al paradosso, una gestione burocratica di un problema. Noi abbiamo un'associazione di Peter Pan che fa assistenza ai bambini, ai loro genitori che sono ammalati, bambini oncologici, quindi fa assistenza, sono legati ad uno dei migliori ospedali che noi abbiamo nella nostra regione, che è il Bambino Gesù. Quindi fa. E poi abbiamo un IPAB. Questa IPAB è un ente vigilato dalla regione, che ha nel suo statuto quello di fare assistenza all'infanzia, uh-huh, e che pretende, ha un patrimonio. Questo patrimonio era di privati, donato a questa IPAB affinché i proventi di questo patrimonio andassero all'assistenza all'infanzia, e quindi che invece di dare in uso gratuito i locali a questa OSGA pretende affitti di mercato come quelli fossero dei privati che facessero altro e non assistenza. Mm-hmm. E quindi qui si è creato un cortocircuito in cui è mancata la regione che desse delle direttive, ma che anche imponesse una gestione con i burocrati. Adesso si è aperto un tavolo, anche grazie al lavoro che io ho fatto in questi giorni, e mi auguro che il problema venga risolto nel più breve tempo possibile, dando questi locali in comodato gratuito, e si può fare, all'associazione Peter Pan, che è un'associazione meritoria e deve essere aiutata. Questo si chiama sussidiarietà, e purtroppo in Regione Lazio questo è un principio, cioè, a volte non so manco se capisco il significato della parola, tutti ne parlano. Sussidiarietà significa che quando il pubblico non lo può fare direttamente, come lo fa fare a un privato, in questo caso è una onlus, quindi che fa quello al posto mio, è come se lo facessi io, perché è sempre un servizio, certo, è sempre un servizio pubblico, non è che se lo faccio io è meglio, lo fa, secondo me lo fanno già da anni, quindi è un servizio pubblico ed è un servizio sociale che va aiutato. Grazie Robilotta, ci sentiamo la prossima settimana per il gran finale. Grazie. Donato Robilotta, candidato nella lista civica Storace, presidente alle prossime elezioni regionali.